structure effortlessly. That's the way it was. Happened so naturally. I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? Buongiorno ragazze, mi sto preparando una meravigliosa tisana fitti super fruit. Questa è super fruit detox 28 giorni, una delle mie preferite. In questa qua, che è la nuova teiera che mi è arrivata proprio tipo qua pochissimi giorni fa, sempre da Fittea, le potete trovare. Queste qua sono nuove, sempre sul sito www.fittea.it. Comando, utilizzate il mio codice sconto Carlita10 se volete comprare, così avete lo sconto del 10%. Sono troppo belle perché poi c'è una chiusura super ermetica qua, si mette dentro, avete visto l'erba, e poi si mette qua dentro una chiusura ermetica, e questo qua te lo versi, è bello anche da portare a tavola, tipo il tè con gli amici, guardate, ecco, se lo muovo così adesso diventerà tutto rosso ed è buonissimo. Come al solito faccio una celica, ed è sempre tutto, guardate, ci sono proprio pezzettini di questo, che cos'è, un lampone, una fragolina. Troppo bello il lamponcino, perché questo qua super fruit è buonissimo, di bisco con mela, ortica, melograno, fragola, lamponi in pezzi, ed è super detox. Quindi adesso me lo vado a bere, guardate come diventa tutto colorato, bastano pochi minuti. Io l'ho messo tutti qua sopra, adesso vi faccio vedere. Cocktail super fruit e fit berry, che sapete che sono quelli che io bevo ogni giorno, cioè alterno super fruit e fit berry, e ho visto molti risultati in quanto di a pancia piatta, sgonfiore contro la cellulite, contro la ritenzione idrica, fanno tantissimo. Li bevo tipo uno o due volte al giorno e li adoro, tutti e due sono buonissimi. E adesso mi è arrivato anche questo qua, che è una novità, Body Detox Pure Night, quindi questo qua è da bere anche prima di andare a dormire, perché è super rilassante. Infatti tanti di voi mi dicevano: ma li posso bere prima di andare a dormire? E dicevo: ragazze, magari no, mattina o pomeriggio, perché comunque se no vi possono dare troppa energia. E invece questo qua è stato fatto che non solo è detox, quindi vi aiuta a smaltire e a depurare il corpo di tutto quello che avete mangiato durante il giorno, ma vi concilia anche il sonno, quindi è ottimo prima di andare a dormire. Quindi io sono strafelice e ne ho ricevuti due, e uno l'ho regalato a mio padre, perché mio padre, anche lui amante delle tisane, e voleva una cosa che era allo stesso tempo detox però anche rilassante prima di andare a dormire. Sono felicissima di aver potuto fare questo regalo. E questo qua vi volevo dire cosa contiene: fogli di moringa, carota, citronella, melograno, zenzero, menta marocchina, verbena, melissa, ortica, semi di melograno, ribes rosso, petali di rosa, fiori di melograno, fiori di calendula, mamma mia. Comunque li adoro tutti, mi raccomando, comprateli sul sito www.fittea.it e utilizzate il mio codice sconto, che è sempre valido, Carlita10. Vi lascio sia il codice sconto che il link nei box informazione. Se utilizzate questo codice sconto avete il 10% di sconto su tutti i prodotti presenti sul sito Fittea, quindi è molto molto utile questa cosa. Evviva! Vicino alla tisana super fruit ho scelto oggi, andrò a mangiare anche questa, che sembra una fetta di torta super pucciosa, tipo le torte quelle là di compleanno, ma in realtà è una torta fit che ho fatto io, super semplicissima, tra l'altro è venuta super soffice e buonissima. Ci ho impiegato pochissimo, l'ho fatta in padella, non ci crederete, comunque è super fit, tilty light, senza nulla, ed è una ricetta geniale, me lo dico da sola, è super geniale. Cioè guardate qua, da inzuppare proprio dentro, ho la tisana, ho il cappuccino, veramente fantastica. Comunque sto facendo vari esperimenti, sono giunta a una ricetta perfetta, l'ho data anche a mia sorella impazzita, quindi nei prossimi giorni sul mio secondo canale vedrete il video, la video ricetta di questa torta fit Carlita style, fantastica, quindi seguitemi anche sul mio secondo canale. Yummy.
Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Ragazzi, oggi sono gasatissima perché non vedo l'ora di andarmi ad allenare in palestra. Ho già pulito e sistemato tutta la casa, sono troppo troppo felice. E oggi sarà una giornata bella piena, però prima vorrei sole mantenendo, perché c'è il sole ma non è proprio tantissimo, prendere un po' di sole fuori al terrazzo. Infatti sono un po' abbronzatina perché mi sto mettendo a volte un po' tipo un quarto d'ora fuori al terrazzo. Mi piace tantissimo perché il sole produce la vitamina D, produce anche buon umore e fa tantissimo bene quando non scotta tipo il 15 agosto, quindi a me piace tantissimo. E adesso quindi vorrei mettermi a prendere un po' di sole, poi devo fare miliardi di cose, quindi mi porto con me in questa giornata. E niente, voi fatemi sapere se vi stanno piacendo gli ultimi video e se avete delle richieste di nuovi video, quindi sfruttiamo anche i commenti nei vlog per richiedere nuovi video, dai, che sono presa proprio bene per registrare anche nuovi video. Yeah! Ma non ci fate caso a questo disagio. Oh my god, perché praticamente, vabbè, sono senza trucco ovviamente, che so prendere il sole, e sono venuti ad abitare delle persone qua, diciamo, insomma, dei vicini, ma non ci sono abituata, quindi stavo a prendere il sole e sono arrivati e sono scappata via, così sembro tipo Cinta, la moglie di Tarzan, che è scappata via. E quindi niente, perché io devo avere dei vicini? Io non voglio avere dei vicini di casa. Uffa, soprattutto con dei bambini. No, no, no. Sto male, aiutatemi. Aiutatemi, sono cesso. Ma com'è bella la mia ciccina, tutta composta nella sua poltroncina, princess. Tutti i pupazzetti se li hai messi sotto a lei. Ma questi non sono i tuoi bimbi a mamma, questi sono pupazzetti. Che c'è? Quanto sei bella, non li mangiare a morsi. Ragazzi, quanto è bello il mio cane. Vabbè, come sono belli tutti i cani, lo so, però io la amo. È una fagottina amorosa. E poi è dolcissima con tutti, fa le feste a tutti, dei baci a tutti. Vero? Dove vai? Vado a giocare, va. Pupazzetto, pupazzetto, dammela a mamma, va. Guarda questo, guarda questo. Vai! Finilo! E la giornata l'ho tirato bene. Vai! Mi piace molto giocare. Piccola! Porta qua! Porta! Porta! Vuoi giocare? Poi sei stanca. Bella! Che bella la mia cucina! Tutta pulita! Comunque sto cucinando, ragazze. Sto facendo la pasta al pomodoro. La pasta, sto un po' sconvolta. Non fate caso, c'ho la mia vestaglietta con le palline. Che carina! Comunque sto facendo la pasta, ho messo la pentola, accendiamo la luce, teniamo tutte le luci, sì. E ho messo la pentola perché qua c'ho un sughetto, una salsa che avevo fatto ieri, mi è avanzata e l'ho conservata. E speriamo di non sporcare tutto il fornello, oddio. Non voglio sporcare il fornello perché è tutto pulito. Comunque vi faccio vedere. È una salsa che ho fatto con una salsa passata con che avevo messo le polpette che poi mi sono mangiata ieri, quindi l'ho conservata. Adesso faccio la pasta. Scegliamo la pasta. Questo è uno dei miei cassetti. Uno dei miei cassetti, ma ne ho tanti. Ci sono le bavette. Io vorrei fare tipo rigatoni. Ho le pennette o rigatoni. Poi di qua ce n'ho altre. Ecco qua, di qua c'ho tantissima sta pasta, vedete? Tipo, questi secondo me no, questi devo farmi. Mi faccio questi, raga. C'è biologiche integrali rummo ed è una nuova pasta che avevo comprato al supermercato. Non voglio troppo fare questi qua, col pomodoro ci stanno. E comunque c'ho il frigo pieno di roba, raga, sono troppo troppo contenta. Io sono felice quando ho il frigo pieno di roba. E poi dovrei avere, ecco, c'ho altra roba, yogurt, salumi, tutti i salumi. Dovrei avere del pollo, eccolo qua, praticamente una scatola, ecco, c'è proprio tanta roba, una scatola di pollo che avevo scongelato e poi non ho più mangiato, ecco qua, chiudiamo, c'è tanta tanta roba, tante verdure, e poi faccio per le zucchine vicino, vediamo un po' di trovarle,
Ho preparato giusto un pochino di insalata, cioè un piattone. Adesso piatto come grande, ecco, fatto alla mia mamma. Adesso piatto come grande, no, è un piattone. Sono, qua l'ho comprato, se non mi sbaglio, da Ikea, sono troppo carini. Qua ci devo mettere la pasta, qua l'insalata e sto facendo anche il pollo. E qua esce tutto fuori, adesso scolo. Pollo semplice, metterò un po' di paprika. Ragazzo, cosa c'è di più buono, di più bello, di meglio di un capello, del cibo? Cosa c'è? Nulla. Troppo. Mente, mi trovo sempre in questa situazione. Però lo faccio sempre, cioè tipo maiale inside, mangio tutta la pasta o il riso, no? Nel caso i carboidrati, le proteine, quindi questa cosa è il pollo, e mi rimane tutta la verdura, però sto scoppiando perché ho mangiato come un porco. E che la verdura, che è poi importantissima, praticamente non so cui cacchio fare a mangiarla, perché ho piatture, cioè mangio prima la pasta, perché la prima cosa è la pasta, il riso, poi pollo, carne, pesce, quel che è, e poi mi vanno i piattoni di verdura e devo, come lo faccio? Non fate come me. Cioè praticamente la cosa giusta, a volte lo faccio però a volte no, è mangiare prima la verdura, veramente mangiare prima la verdura ancora prima della pasta, tipo mangiare prima l'insalata, prima della pasta, i finocchi, le verdure, o comunque la cosa che ti piace di meno, perché te lo mangi con la fame, e poi dopo, ma io non ce la faccio, è la prima cosa, butto sempre sulla pasta, sul carboidrato. Adesso devo ingozzarmi. Non lo posso più. Ce la faccio. Vado bene. Non finire! Che brutto quando finisce la bombola, è un po' come la fine del mondo. Guardate quella fiammella che si spegne. Ciao bombola, riposa in pace. Il momento dell'abbiocco post pranzo. Amore, tu che fai? Dai, tra 5 minuti viene qua addosso a me, però vedo che sonnecchia. Metto col cellulare. Sempre così su di me, amorino, che sta meglio di me, che c'è una canella, mamma, guarda che va bella la luce che entra, bella bella. Questo è il riso, un piatto classico, riso basmati sotto, cioè, con poi sopra pollo e verdurine, zucchine, carote e cipolla, con sesamo, salsa di soia, curry, paprika, un po' di tutto. Buono com'è? Buonissimo, gnammi! Come dici? Gnammi! Bravo! Alla ricerca di un bar aperto. Hai, suffragette, dove stanno quelli? Abbiamo trovato un bar aperto. Abbiamo fatto le figurelle. No, perché io voglio stare qua. Fammi sta cortesia, soffro di
di che soffri? Di che soffri? Ma di che soffri? La sofobia acuta cronica. È caso. È il cronico, sai più. No, non te lo prometto. Dario, metti pure tu. E là non sei più claustrofobico, scusa. Ok. Boh, fai 5 minuti, tu ti alzi e facciamo lo stesso. No, mi lo faccio aprire. La gente è pazza. La tisana col cioccolato, perché dobbiamo prendere la tisana, siamo tutti a dieta. Ma lui cerca di corromperci. No, vabbè, poi tu vedi queste cose. L'ho vinto allora. Ci sta Luzia, ci sta la tisana. Luzia, Luzia, che patatine vicine. Questo ci piace. Sanno io con le patatine. Dai, un bel caffè Durap. Come? Bel caffè Luzia, hai avuto da buttiti che morto. Ma devi prendere una bella soccata calda. No, questo è il no. Ma cioè, dicevi di prendere il treno? La 19 non c'è. No, tutti e tre hanno preso la 19, ti giuro. No, a me se finocchio di perizia, io voglio una frana. Adesso ci sta. La 17 che gusto è? Red Fruit. Qual è Red Fruit? Allora pure per me Red Fruit. Guarda, White Rose pure era bella. White Rose, sapete che il nostro sono bellissime queste tarte. Ah, queste sono bellissime, che ne mangiamo? Ma vi sta di giù. Le patatine pure. Ah, oh, no, l'arancia. Ho messo l'arancia dentro, guarda come sono bella. Mi piace il limone. Limone. Guarda che immane, vabbè. Però sono un po' sporche, E ci sta più la mano. Mi sto morendo. Ma perché lo bevi come se... No. Qual è il problema? Ragazzi, Tropical è buonissimo. Per tutte le youtubers che seguono Carlita Dolce e Nancy, mi chiamare è proprio di ciuffato stavolta. È buonissima questa. Si è preso un Tropical che non è né alcolico né analcolico ma diuretico. Nancy vuole sputare, vuole vomitare, vuole fare. No, ma comunque. Guardandomi in faccia, dovrei dirmi una bugia. Come vorrei che fosse possibile cambiare il mondo che c'è. Ragazze, sto montando il video, sto qua davanti al computer, non ci posso pensare ancora a questa cosa che mi hanno vista nuda. Oh mio Dio, mi hanno vista nuda. Ragazze, ma a voi mi è capitata sta cosa che, non lo so, qualche vicino di casa, qualche vicino guardone, non lo so, io mi devo ancora abituare a questa cosa che sono venuta a abitare altre persone e quindi non posso più fare come se, cioè, uscire fuori al balcone, così mi devo comunque coprire. A volte però, non so, ho la fretta o non so come capitano queste sventure. Comunque io sto tipo morendo di sonno. Io, diciamo, non sono molto pudica, fra virgolette, cioè, però sì, cioè, l'imbarazzo, c'è, cioè, comunque una situazione imbarazzante, se vogliamo, quindi spero non si ripeta più e spero soprattutto che i miei vicini non stiano guardando questo video, se no doppia figuraccia, oltre danno anche la biffa. Va bene, va bene. Lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto, se vi ha fatto ridere, se siete felici di non esservi trovati in questa situazione imbarazzante, e vi mando un bacio grande. Ciao.